Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Saints Row 4. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con noi che finalmente siamo riusciti a tornare nel mondo reale. Beh, purtroppo la Terra ha fatto la fine che ha fatto. Ma, piccola parentesi, una volta rientrati qui nella simulazione, i vestiti che avevo comprato la volta scorsa sono scomparsi per qualche motivo. Non so perché. Ho rifatto un po' di acquisti, però vabbè, mi scoccia aver speso soldi inutilmente. Ho 11.000 dollari e penso che aumenterò la velocità di fuoco della pistola. Perché la doppia arma con il modificatore esplosivo lenta è inutile. Già questa velocità è meglio. L'incarico di oggi, lo sprint infinito, dobbiamo prenderlo. È conquistare un negozio. If Zinyak wants a fight, we're going to bring it to him. Taking down the simulation will wreak havoc on all the Zin systems and help us locate our friends. There's plenty you can do to overload. Certo, come no. Damn thing, so let's start small. I know hacking stores seems trivial, but it's a good place for us to begin. All right, get moving. Beh, sì, comunque ci fa guadagnare un po' di soldi extra. Dove devo andare? Plan is in. Go big or go home. Va bene. Ok, good point. Plan is in. Ma qua storming the Bastille. This is storm. Esatto. Sì, non penso di avere problemi, soprattutto le prime sono una cavolata. Vediamo. Questo, questo e infine questo. Una cavolata, ve l'avevo detto. Oh, aspetta. Ecco fatto. Forza, venite a me, stronzi. Ehi, bastardi. Tra l'altro, ecco qui. Beh, certo. Quando mai non veniamo sparati per... Hai preso il nemico, la persona sbagliata, non vorrei dirtelo. Beccati questo. La miseria. Madonna mia, il potenziamento dell'esplosiva è troppo rotto. What? Copper's transformed into Zin. Looks like they're stepping up security even more. Be careful. Va bene. Siamo già qui, perché non farlo? Eccoli qua. Però non voglio usare... Proviamo il gioiello. Aspetta. Io non ho mai capito effettivamente il potenziamento del gioiello cosa fa nel concreto. Dovrebbe fare danno in base ai quantità di soldi che abbiamo, giusto? Ecco fatto. E allora? Vieni qui. Vieni qui che ti spacco. È stata una cavolata. E quando mai non ha ragione sta povera ragazza, eh? Ma se già distruggiamo la gente che è qua, c'è nessuno? Beh, posso farlo? No, peccato. Hacker planetario, beh, è stata una cavolata. Le avventure testuali. Le statue di Zinyak, ovviamente. Non era l'effetto sorpresa che volevo in questo momento, ma ehi. Allora, fermi tutti. Ecco fatto. Esplodetevene un po'. Sono dei nemici dietro che tra poco mi beccheranno di sicuro. Ovviamente quando mai non ti beccano nel momento, quando mai non ti beccano nel momento esatto in cui stai per arrivare alla fine. Madonna mia. Vai via, stronzo. Bravo, saltatene via. Saltatene via così io distruggo questo. E uno è andato. Alla fine...
Dio mio, che cattiveria. Siamo già qui, non ha senso lasciarlo da parte, no? E ora... beccati questo! Dio mio! Allora, fermo. Beccati questo. Madonna mia. Meno male che anche sti stronzetti li puoi uccidere facile. Morto. I lanci dei posti alti sono sempre i miei preferiti. Ecco fatto. Prendiamo i soldi per terra, che sicuro schifo non fanno. Quindi uno, due e si vola. Martin Garrix, beccati questo. Madonna mia, veramente il potenziamento esplosivo è rotto da far schifo, veramente. Ne puoi abusare tranquillamente fin dall'inizio e non hai nessun tipo di controindicazione, non hai malus. È veramente rotto. È veramente rotto come potenziamento. E almeno lo ottenessi da una missione. Dici, vabbè, amen, lo ottieni da una missione, sti cacchi. Ma lo ottieni gratis praticamente subito a inizio gioco. A inizio gioco. Oh, fermo. Ecco fatto. E ora si va di America. Fuck yeah. Sì. Morto? Sì, morto, perfetto. Allora sbrighiamoci. Tanto me l'avrebbe richiesto qualcuno in qualche missione, quindi tanto valeva farlo. Io non ho mai capito la modalità di fuoco alternativo, se cambia effettivamente qualcosa. Però... cioè, in realtà sì, perché questa c'ha il lanciafiamme, questa non ce l'ha. Però a livello pratico comunque fa gli stessi quantitativi di danno e non cambia nulla. Comunque, continuiamo con la missione. Oltre la soglia. Ok. Certo. Di cosa possiamo fidarci, se no, scusami. Guarda, tanto peggio di così non abbiamo manco un posto dove tornare. Siamo rimasti in tre su una nave e crediamo di poter fare qualcosa. Quindi voglio dire, ascoltare un tizio che potrebbe offrirci un aiuto sicuramente schifo non ci fa. You will need to leap from platform to platform. Mm-hmm. By changing the red platforms to blue, the power connection to this simulation will remain open. Ok. The closer you land to the center, the stronger the connection. Va bene, ho capito, ti ringrazio. Con il fucile in mano. I know how to navigate the Zim systems and travel between them. If you can find the right simulation, I can open a gateway between that one and yours. Oh, that's real convenient. Why should I trust you? Because I have no love for the Zin, as I was once their prisoner too. I have been stuck inside the Zin simulations, creating rifts, which cause chaos for Zinga, though the Zin inevitably shut them down. Want me to be your errand boy? Your help ensures I am able to keep them open permanently. A benefit to us both. Beh, direi di sì, no? My body has long since died. I implanted my consciousness into the main simulation computer many years ago. But even though you have no body, you're still gonna help me, right? I cannot. Not unless you find me a physical, mobile form I can download my memory matrix into. Guarda, pur di uccidere Zinniak, io sono pronto ad aiutarti, mio caro amico, che ci sta parlando da un posto lontano. And pay my debt. Besides, you know you need me. Questo è vero. Tutto l'aiuto ci può solo che servire. Quindi, benvenuto nel nostro gruppo vocale. Aspetta. Gli ultimi 2000 punti. Ed eccoci qua. Oro. Tuntuncia. Tuntuncia.
Fenditura piattaforma completata. Quanto? 91.000 punti. 5.000 dollari, che sono 5.250. Non siamo saliti di livello, però. Perfetto. Oh no, dei bug. Strano che non c'è nessuno in T-pose così. E ci prendiamo un po' di soldi. Abbiamo ottenuto velocità 3, che prenderei perché nelle corse questo ci può essere utile. Aumentiamo anche l'altezza del salto, che può essere utile anche questo. E proviamo quella sensazione di bruciore, che è a 2,5 km da qua. Questo mi fa piacere. Nuovo potere. Perfetto, allora, per quanto mi riguarda, sei già il mio migliore amico. No, non è vero. Quello è morto. E il suo nome lo faceva sembrare un gatto. Ed eccoci al Broken Shillelagh. Nuovo potere. Lo so. Manually? Yes. I have created this tutorial message to explain how to do so. Well, that's handy. Now use your fire blast on the. Oh no, un nemico! It will ignite anyone in the blast radius. Aia, bruto! This would be great at a barbecue. Alla fine, quello dell'esplosione. Oh, l'hai saltato. Non è niente più niente meno che una simile evoluzione di quello esplosivo. Di quello di fuoco. Quello di fuoco, bene o male, fa le stesse robe, solo che quello esplosivo fa anche peggio. Ora arriva quello grosso. No, i nemici in macchina. Ecco, ne arriva un altro. Aiuto, brucio! More element types exist in this simulation for various powers. If you are able to find or create the code, that is. Thanks for the help. It is not help. Only repaying my debt. Now I will let you continue on your quest to find me the body you promised. Va bene. Tranquillo che il corpo lo troviamo. Addestramento elementale potere. Soldi? Minchia. $1,000 così a gratis. Siamo anche saliti di livello. Grazie. Beh, che dire, abbiamo ottenuto il fuoco, ci manca solo il controllo mentale. E direi che possiamo concludere qui l'episodio, allora. Non prima... Madonna mia, che male. Dicevo, non prima di aver ucciso... sti stronzoni. Tu vieni qua, che adesso ti lancio di sotto. Ah! Oh, e dai... Non è manco esploso. Stronzo. Beccati questo, allora. Intanto disattiviamo il generatore. Ecco, fatto. Prendiamo il fucile, così giusto per usare un'arma diversa ogni tanto. Aspetta. Fermo, fermo, fermo. Non sapevo se ci fossero nemici, in ogni caso. Volevo prendere il cluster. E eccomi che arrivo. È stato facile. Oh, fermo. Ecco fatto. Back di questo. Secondo me arriva il nemico grosso ora. Ecco fatto. Forse no, invece. Fermo. Mettiamo quella di gelo. No, e dai! Bastardo! Dove siete? Ecco fatto, semplice e pulito. Anche fin troppo. Beccati questo. Giusto, giusto. Pelo, pelo esagerato. Sei atterrato nel posto sbagliato, amico. Mi dispiace. No.
Quindi signori, io vi ringrazio a tutti per avermi seguito, come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.